Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto ci rivediamo, mi scuso per il lungo periodo che sono stato assente, però ho avuto un po' di problemi personali, casomai ve li spiegherò in un altro video. Oggi andiamo a parlare dei nuovi pacchetti che andranno ad essere attivati, quindi ad essere disponibili nei prossimi mesi, per vedere il calcio, quindi la Serie A in primis, il calcio su Sky e anche sulle altre piattaforme. Quindi andiamo a fare una panoramica a 360 gradi di quello che sarà il calcio visibile sulle pay TV e quindi anche in streaming. Vi ho parlato già qualche tempo fa di DAZN, che si è praticamente andata ad aggiudicare l'intero pacchetto della Serie A e quindi dal prossimo campionato 2021-2022 la Serie A sarà esclusiva di DAZN e quindi sulla piattaforma streaming potremo vedere tutte le partite, quindi il campionato completo, e il pacchetto andrà a costare dagli attuali 9,99 a 29,90 per in pratica fruire non solo della Serie A ma anche della già presente MotoGP e tutti gli altri sport che già sono presenti nella piattaforma. Però chi era già abbonato in precedenza e vorrà continuare a restare su DAZN potrà fruire dal 1 al 31 luglio, così anche per chi vorrà abbonarsi in pratica per la prima volta, di uno sconto per 14 mesi che anziché pagare 29,90 al mese andrete a pagare 19,90 e i primi due mesi li offrirà DAZN e quindi avrete quindi una promo molto molto interessante. Per quanto riguarda invece Sky, che avrà la possibilità di trasmettere tre partite di Serie A per ogni weekend, quindi quella del sabato sera, quella della domenica a pranzo, quindi alle 12, e una il pomeriggio, della domenica pomeriggio. In pratica, in più su Sky potrete vedere anche il calcio inglese, il calcio tedesco ed il calcio francese, quindi la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier League, in un pacchetto calcio che andrà a costare, se non erro, 14,90 euro. Naturalmente Sky si è giudicata anche tutto il pacchetto della Serie B, che sarà quindi compreso nel pacchetto calcio della Serie B, quindi la Serie B passa da DAZN a Sky in sostanza. Questo nel pacchetto calcio. Nel pacchetto sport invece saranno incluse le partite di Champions League, le partite di Europa League e anche quelle di Conference League. Per quanto riguarda la Champions League, scusate se leggo perché non posso ricordarmi tutto a mente, la Champions League potrà essere vista anche su Infinity ad un costo di 7,99 euro al mese e avremmo 104 partite di Champions League delle 137 totali, e Mediaset naturalmente trasmetterà in chiaro su canale 5 un totale di 17 partite, i big match del martedì sera e anche la finale appunto della Champions. La Champions sarà visibile anche su Amazon Prime, quindi con l'abbonamento di 36 euro l'anno che in molti abbiamo, compreso il sottoscritto, e vedremo la miglior partita del mercoledì di Champions League in esclusiva e senza costi aggiuntivi nel costo dell'abbonamento appunto di 36 euro al mese. Questa è inclusa naturalmente su Amazon Prime Video e su
sul nostro abbonamento Prime in pratica. Cosa ne penso io in pratica di tutto quello che è successo? Perché il fulcro di tutti questi cambiamenti sono stati l'assegnazione dei diritti della Serie A ad DAZN. Secondo me, se volete andarvi a vedere le partite, tutto il campionato di Serie A, vi conviene sfruttare adesso la promozione valida durante il mese di luglio e andarvi a pagare i 19 euro, 99,99 euro al mese per 14 mesi, perché altrimenti poi in base al costo del pacchetto calcio che c'era prima, che era mi pare di 16 euro, poi andreste a pagare di più con DAZN, per cui avreste i 29,99 euro, quindi quasi il doppio, e secondo me non è neanche il caso. Per quanto mi riguarda, non lo so se aderirò al pacchetto DAZN, non credo onestamente che seguirò più il calcio. Credo che andrò a seguire di nuovo, come facevo una volta, quei programmi come qui Studio Eui Stadio, oppure su Rai 2 quelli che è il calcio, perché onestamente diciamo che il calcio lo guardo abbastanza poco, e pagare 16,99 euro un pacchetto che poi non mi dà neanche la Champions League si può vedere anche in chiaro oppure anche su Amazon Prime, che ho già, onestamente non guardo tutte le partite di Serie A, per cui sono indeciso se ottenere il pacchetto calcio che ho adesso e accontentarmi di 3 partite, oppure togliere anche il pacchetto calcio e quindi non vedere più, diciamo, le partite della Serie A, ma semplicemente seguirle su quelle trasmissioni che vi ho detto prima. È ancora una cosa un po' in divenire, vedremo che cosa farò. È un discorso anche economico, e per cui per quanto riguarda il video, io spero che vi sia stato utile, spero di avervi dato le giuste informazioni. Se avete dubbi, domande, andate sempre qui sotto nei commenti a commentare, cercherò di rispondervi. Seguitemi sempre sulle mie pagine social, Facebook, Twitter ed Instagram. Se volete contattarmi potete farlo anche lì. Visitate il mio blog, dove troverete tutti i miei articoli. A me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento ai miei prossimi video. Ciao ciao a tutti! Ah, e non dimenticate di iscrivervi anche al canale, mi raccomando. Ciao!